2004, e quali sono state secondo te le differenze sostanziali con l'addio di Totti? E stiamo parlando dei due più grandi calciatori italiani di tutti i tempi. Sì, hai detto giustamente tu, i due grandi giocatori italiani di tutti i tempi, secondo me. L'addio di Roberto Baggio, Robby l'ho conosciuto a Brescia nel 2001, ho passato con lui 3 anni, 4 anni a Brescia. Io ero in campo e qualche lacrima è uscita, perché è normale, è sempre vedere tanto riconoscimento da parte di uno stadio come il San Siro, perché era a Milano. È stato veramente molto molto bello e toccante, però quello di ieri, io devo essere sincero, non l'ho mai visto in vita mia, Neanche io. un tutt'uno tra un uomo, e tra un giocatore, tra un simbolo e tra una tifoseria, una città, non l'avevo mai visto. È stato veramente qualcosa di forte, di diverso, diciamolo di diverso. Francesco, quello che ho visto ieri da Francesco, non l'ho visto mai in tutta la mia vita, se l'è meritato, perché è diverso. Naturalmente Francesco ha sempre dimostrato di essere tifoso della Roma, poteva tranquillamente andare a giocare in altre squadre più blasonate e anche più forti di questa squadra, e anche vincere di più, vincere il pallone d'oro, che secondo me se lo sarebbe meritato, e guadagnare anche di più, e così non è stato. Cioè, ha fatto una scelta di vita, e credo che tutto quello che si è visto ieri l'ha ripagato Una per tutto quello che ha ricompensa, fatto, diciamo, è per stata una tutto quello che ha ricompensa. fatto. E quindi ripeto, non credo ci sia stata mai un qualcosa di simile a quello che sono ieri in questo per Francesco Grazie Fabio, Grazie, alla grazie, alla prossima. prossima. Ciao, Grazie buona a tutti, giornata. ciao, ciao. Ciao. Ora ci fermiamo qualche istante e poi torniamo subito da voi. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso pensarti come un gioco. E capendo che ti ho perso ti scatto un'altra foto. Perché piccola potresti andartene dalle mie mani. E i giorni da prima lontani saranno anni. E ti scorderai di me. Quando piove profili e le case ricordano te. E sarà bellissimo. Perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore, tutte le attenzioni che sai dare. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire. Eccoci, eccoci tornati, abbiamo il piacere, no, di avere qui proprio un redattore romanista, quindi chi meglio di Alessio può interpretare gli umori di una Facciamo proprio un piazza, no? giro, io penso che i tifosi che ci stanno ascoltando, gli appassionati di calcio che ci stanno ascoltando, vogliono sentire anche quello che abbiamo provato noi. Tra i tantissimi tifosi di calcio c'eravamo appunto anche noi ad assistere a questo addio così particolare al calcio di Francesco Totti, partendo ovviamente da Alessio, Partiamo perché da lui è Alessio, vai. proprio romanista. Noi l'abbiamo sentito molto Ma in maniera questo addio, indiretta. Certo. però in maniera diretta da più appassionati di calcio, mentre per Alessio penso sia stato diverso il discorso. Beh sì, Francesco è stato un simbolo e lo sarà per tutti noi tifosi romanisti e non.
È un campione, una leggenda del calcio, fuori discussione questo. Cioè, chi dice che è un normalissimo giocatore, Assurdo. cioè, ci sono dei parametri nel calcio che non devono essere superati e definire Totti un normale giocatore è fuori luogo, secondo me. Totti ha fatto la storia della Roma, ma ha dato anche il suo contributo in nazionale. Ricordiamo quel rigore battuto contro l'Australia che ha fatto strillare i tifosi romanisti e non Al italiani, 120° minuto che ci ha fatto proseguire, che ci ha fatto appunto. proseguire e vincere poi Nella il famosa campionato del notte di mondo, Berlino. la notte di Berlino, esatto. E Totti purtroppo non ha potuto vincere la Champions perché purtroppo era la Roma che non poteva vincere la Champions, però ha avuto numerosissimi riconoscimenti individuali, miglior calciatore in assoluto, miglior giocatore italiano, la Scarpa scarpa d'oro. d'oro e poi vabbè, cioè, sono talmente tanti che adesso è superfluo elencarli. Più lo scudetto del 2001, comunque da protagonista, Da e poi protagonista. da protagonista è stato anche nell'europeo, protagonista è stato anche nell'europeo del 2000, Nel che 2000 sì, ha per pochissimi fatto l'assist secondi, del sì, per vecchio. pochissimi secondi l'Italia non è diventata campione d'Europa perché proprio allo scadere ha pareggiato la Francia e poi ha vinto, però appunto Totti in quella finale ha fornito l'assist del vecchio e poi nelle precedenti partite era stato il migliore. È stato cacciato poi dal mondiale in Corea, grazie alla pagliacciata L'arbitro di Moreno che si è reso protagonista di un'autentica farsa in quella partita. Moreno, sei osceno. Moreno, sei E invece osceno? tornando a ieri, Alessio, tu cosa hai provato? Ma io purtroppo non ho potuto prendere il biglietto, ma il discorso me lo sono sentito tutto da casa e goduto, perché Totti in quel discorso, oltre che diciamo, esternare le sue Emozioni. emozioni da grande campione e grande capitano, si è reso anche un grande uomo, perché in quel discorso c'era tutto, c'erano le lacrime, la passione per il calcio, per i tifosi e Ricordi per sì, i ricordi. fin da E per bambino. quel campo che purtroppo non potrà più calcarlo come calciatore. E il giocattolo suo preferito che era il È che era pallone il ed è pallone, sì. tuttora il E poi ha pallone. fatto piangere milioni di italiani, questa è stata una cosa veramente unica perché comunque allo stadio piangevano tutti, io vedevo le immagini, piangevano Sì. tutti, piangevano anche gli stranieri, Secondo me questa è stata una cosa pazzesca, attenzione la vera forza. gli stranieri, non i giocatori sì, ma anche i tifosi stranieri, vedevo che I piangevano, calciatori stranieri i pure, calciatori Alisson stranieri. Sì. che era arrivato un anno fa, quindi questo vuol dire cioè anche come lo spogliatoio amasse l'icona di questa squadra. E poi scusami Erika, poi dopo ti faccio parlare, ha un qualcosa di unico perché non c'è un precedente così nella storia del calcio italiano, un giocatore romano, romanista, che colleziona record di presenze, record di Capitano. gol, capitano, numero 10, tutto, ogni cosa che diciamo è il top, Poi noi perciò ricordiamo sulle gol, ma anche tutti gli gli assist assist, che ha fatto, quindi assolutamente. oltre i 500 tra gol e Ha assist. rappresentato la romanità, proprio Veramente. La romanità, sì. giallorossa. Ma secondo me la vera forza del discorso di Totti, che ha detto che ha scritto insieme alla moglie, è stato il fatto di aver mostrato quella sua debolezza, cioè dire: scusate se non ho rilasciato di creazione, diciamo, questo periodo, ma non è facile quando si spegne una luce. Ora arriva la parte difficile, ora io ho bisogno di voi. Io vi ho regalato emozioni per 28 anni, vi ho regalato un amore, no? Però in questo Che momento lui voleva che io non arrivasse mai, ecco ho perché poi non bisogno di lasciava voi, dichiarazioni. quindi del vostro affetto, il fatto di affidarsi alla tifoseria, no? Quindi questo affidarsi l'ho visto proprio come una cosa molto da pupone, appunto, Lui no? come un Che si bimbo voleva che far sta giocando al coccolare. parco non vuole mai che la mamma lo richiami e gli dica: guarda, dobbiamo andare, che è ora di Non cena. è un caso che ha fatto riferimento a lui quando era piccolo, no? La mamma che ti sveglia, che stai nel letto, no? Ha Lui fatto non voleva vari mai che finisse riferimenti. questo momento, mai. Esattamente, Questo infatti non ha fatto altro che rimandare rimandare, non.
con una gol di... È stato proprio brutto, poi dopo invece che Monchi, l'ultimo arrivato, insomma, ha praticamente di fatto sancito la fine. Purtroppo però, se non lo faceva lui... Il presidente doveva farlo, dai. Ma Pallotta dirige tutto da Boston, l'altra parte del mondo, era impegnato a fare altre cose. E poi secondo me, dalle parole e dal discorso di ieri, secondo me Totti proseguirà la carriera come dirigente ed appenderà definitivamente gli scarpini al chiodo. Miami, New York, il Canada, secondo me saranno senso, le sue destinazioni. Sì, appunto, no? Soprattutto poi dopo l'addio che gli ha riservato il pubblico di ieri, come ha detto Fabio Petruzzi, non è paragonabile ad altri addi. Ma non ci stanno altri casi del genere? Del Piero è diverso completamente, poi il popolo juventino è abituato a Maldini vincere. Fu addirittura fischiare, lì proprio uno scandalo fu, però sì. è proprio non lo so spiegare. È proprio a Milan Roma per uno screzzo che c'era stato nella finale. Io, se un tifoso milanista, sarei incazzato con i miei uno screzzo, perché una parte però del pubblico, sì, gran parte addirittura mi ricordo nel giorno della Dio di Maldini ci fu lo striscione per Baresi, unico capitano. Sì, infatti non si fa. Assurdo, proprio. Una persona veramente, poi la cui famiglia ha segnato. Quindi, cioè, c'è solo un capitano, poi mentre usciva Maldini cantava, sì, c'è solo un capitano riferito a Baresi. No? Adesso. Io voglio dire che in generale bisogna cogliere anche le sfumature, no? Una sfumatura che mi ha molto colpito, uno striscione in particolare che mi ha fatto ridere: speravo di morire prima. Cioè, quando ho letto questa cosa sono scoppiata a ridere proprio fragorosamente, perché in quella frase c'è tutto l'humor, c'è tutto il sentire romano, no? Fondamentalmente, che poi rispecchia anche l'ironia di Totti, perché poi piace anche per quello, no? Infatti all'inizio ha fatto anche delle battute, se non ce la faccio, comunque prosegue il discorso, no? E poi comunque ha stemperato. Sì. Esatto. E poi una cosa che mi è piaciuta anche come momento, quando ha firmato quel pallone dove c'è scritto "mi mancherai" e un altro neanche lo voleva tirare, no? Cioè, ci ha pensato è rigirato un secondo Caressa, poi l'ha tirato. Caressa, che era visibilmente commosso perché ha sbagliato più di una battuta, Caressa, Damiano De Rossi, poi ha detto che Pellegrini, il giocatore che ha segnato il Genoa, il giocatore in assoluto che ha segnato prima, come diciamo il giocatore più giovane ad aver segnato in Serie A, non è vero. Oggi ho letto sul giornale che si è fatto prendere un po' la mano, però ha detto che c'era un aneddoto che ovviamente se Totti avesse battuto un calcio di rigore, ovviamente non decisivo, invece tutti si auguravano che la Roma poteva vincere magari a mani basse e Totti entrare sul 3 e Totti entrare sul 3 o 4-0. Comunque ha detto se doveva passare, se questo calcio di rigore se avesse avuto questa opportunità l'avrebbe tirato in tribuna. Così l'ho sentito anch'io. Perché ha detto non erano importanti per lui, appunto, era come a dire: non sono importanti 251 gol, certo, ma non cambiava nulla. È importante il feeling che c'è con la gente. E comunque quel pallone è stato preso da una che è il mio nome, quindi per me va benissimo. Erika, sì. Quindi va bene. Quindi mi sento che come se l'avessi io quel pallone, dai, un pochino. Quanti VIP poi che sono. Verdone, sì. Sì, Verdone, c'era Amendola. Visibilmente commossi Pier Francesco Favino, che infatti è molto romanista, tra l'altro mi Raul Bova pure ho visto, che è un da Lazio, lui è stato un fuori programma per il campione, lo sportivo, no? È arrivato a significare come Totti appunto è giunto per il campione, si è amato da romanisti e non a parte. Ma non c'è un precedente nella storia del calcio, l'unico che potrebbe avvicinare, l'unico che si avvicina con completamente parametri diversi è Maradona, sì. Però con parametri completamente diversi, completamente. E poi magari ci potrebbe essere Maradona col Napoli, ovviamente. Certo. Un lancio verso il futuro, quando ha messo questa fascia di capitano al braccio di questo ragazzino del 2006, che è capitano Mattia Almaviva. Speriamo che gli porti bene a questo ragazzetto, il capitano appunto della Roma del 2006, anno 2006, quindi 11 anni. Per adesso il capitano diventa appunto da adesso in poi De Rossi, che da una vita che si dice capitano futuro. Adesso questo futuro è diventato presente.
proposito delle varie cose che sono state scritte su Totti, vabbè, a parte il fatto che anche io mi sono deliziata con un articolo sperando che sia piaciuto, però molto in particolare mi è anche piaciuto, oggi ho scritto due righe sul mio editoriale su Totti. Grazie Francesco. C'è Paolo Liguori che ha scritto, volevo leggere un pezzettino di quello che ha scritto Paolo Liguori perché secondo me rende l'idea.